La tecnologia al servizio dell'arte per diffonderne la conoscenza e il valore. L'opera di Caravaggio, La Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, dipinta nel 1609 e trafugata dall'oratorio di San Lorenzo nell'ottobre del 1969, torna a vivere in una fedelissima riproduzione altamente tecnologica presentata stamane a Palermo a Palazzo Steri. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il dipinto, il cui valore è stimato intorno ai 20 milioni di dollari, è considerato l'opera d'arte figurativa di maggior rilievo nel mondo, tra quelle di cui non si conosce la sorte. L'iniziativa è stata voluta e realizzata da Sky, che ha commissionato il progetto a Factum Arte, società specializzata nella realizzazione di copie perfette delle opere d'arte, che si avvale di un team di architetti ed informatici esperti nelle più innovative tecniche di stampa. Was a potential idea to use technology to bring all of the Caravaggio paintings into one place. Del progetto fa parte anche un documentario, Mystery of the Lost Caravaggio, creato da Sky Art Production Hub e che andrà in onda in diversi paesi europei. Più che un facsimile lo definirei un clone, per la tecnologia straordinaria che è stata usata, la più moderna e la più assoluta per poter riprodurre, già con i pigmenti dei Caravaggi di San Luigi dei Francesi a Roma, un'opera che purtroppo è una grande ferita per la città. E questo è anche il senso di questa operazione, è anche una grande operazione di risarcimento verso un vuoto che è troppo angosciante da poter vivere quotidianamente all'oratorio di San Lorenzo. È una speranza, è forse un ulteriore passo e anche uno stimolo verso la ricerca della natività, e noi speriamo sempre di poterlo un giorno ritrovare. Ed è un'operazione di marketing sia per l'oratorio che per la città straordinaria. L'intervento di Sky Art International, che ha prodotto questo documentario e che verrà proiettato in tutta Europa, è uno spot per la città di valore assoluto. È un ritorno comunque di un'opera che era stata trafugata e diventa realmente il segno di una rinascita. Tra l'altro è un'opera che rappresenta la natività, questo piccolo uomo che ha segnato e continua a segnare l'umanità intera, al di là della fede e della religione, questo piccolo uomo che si chiama Gesù. Diventa per tutti un segno di speranza.